In collegamento diretto, direi, credo che valga la pena, se è possibile, se sono già pronti, vedere. Sono 4 minuti, ma sono 4 minuti molto intensi, che ci ha dedicato Ermanno Olmi. Caro Marco Ianni, ti prego di portare il mio saluto a tutti gli amici che il 23 gennaio ricorderanno Roberto Franceschi. Purtroppo non posso essere presente perché in quelle date sto girando questo nuovo film sulla guerra 15-18. E ricordo che qualcuno disse già molto tempo fa: beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi. Purtroppo, ecco, questa raccomandazione non è mai stata rispettata. Io credo che il tema che stiamo affrontando con questo Il villaggio col fossato, incontro pubblico sul tema dell'immigrazione. Ecco, ci sono, come dire, morti eroiche, senza alcuna, come dire, ridondanza in questa eroicità. E poi ci sono morti di anonimi, cittadini, quelli che non hanno un nome e un cognome e che cercano in qualche modo un luogo dove potessero stare con dignità, di un lavoro, di una famiglia. Io mi auguro che questo tema, il villaggio col fossato, faccia breccia in molte coscienze. Perché molto più che con la politica sarà con la buona volontà di tutti che si potranno risolvere i problemi. Buon lavoro, arrivederci. Quando sono arrivato qui, tanti anni fa, non sapevo che cosa avrei trovato. Ho pensato che subito potevo mettere da parte un po' di soldi. E invece non è così. Allora ho cominciato a vendere libri, ma è difficile. Devi convincere la gente. Ciao, come stai? Bene, sono Ibrahim, vendo libri. E loro? No, non mi serve niente. Devi convincerli a comprare. Dobbiamo farlo per la famiglia. Come fai? Quando ti chiamano e ti dicono che i bambini stanno male, c'è bisogno di comprare medicina, andare all'ospedale. Come devi fare? Non puoi dire no. Con tutto l'orgoglio, stai zitto e vai a fermare la gente. E meno male che c'è tanta gente buona per la strada che ti dà una mano. Bianco o neri, sempre c'è gente buona per la strada. Io credo a Dio e la persona umana. La sapienza è stata creata dall'uomo. Il segreto del mondo è la persona umana. Ecco, credo che si possano aggiungere solo in conclusione alcune parole della lettera che ha mandato Giusy Nicolini, la sindaco di Lampedusa e di Linosa, perché mi pare che sintetizzino lo spirito di questo incontro e le ragioni che hanno portato la Fondazione Roberto Franceschi a scegliere questo tema per questo 23 gennaio. Ve le faccio notare, io non leggo tutta intera la lettera, ma questi passaggi secondo me sono significativi di uno spirito di reazione e anche di
correlazione. La mia isola ha pagato prezzi enormi per la solitudine in cui è stata lasciata troppo tempo a svolgere un compito enorme come porta d'Europa, dice Giusy Nicolini, ma subito aggiunge: prezzi enormemente più alti sono stati pagati da chi non è mai arrivato sulle coste dell'isola. Magari altri politici avessero questa capacità di uscire dalla vittimizzazione e dall'autocommiserazione nel mettersi in relazione con le sofferenze degli altri. Lampedusa ha pagato un prezzo carissimo, ma riconosce che è ben più grande il prezzo che paga chi tenta di approdarvi. E ancora reagisce: se è vero che aggredire le ragioni dei viaggi della speranza è lavoro lungo, complesso, difficile, Lampedusa invece dimostra ogni giorno come può essere facile comprenderle, quelle ragioni, e quanto sia necessaria nel presente una seria assunzione di responsabilità da parte di tutti, provvedendo a una riforma sostanziale delle norme che costringono migliaia di persone e di bambini in una fuga dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla povertà, a intraprendere viaggi disperati, a morire annegati, a un destino inenarrabile. E conclude Giusy Nicolini: mi auguro che non smettiamo mai di ricordare i morti, da Roberto Franceschi ai 366 corpi senza nome del 3 ottobre di Lampedusa, e che non si smetta mai di chiedere giustizia. Grazie. E possiamo salutarci. Buonasera a tutti.